faire du sport, c'est pas compliqué. Il faut sortir de son lit douillet, éteindre l'ordi et la télé. C'est parti pour s'entraîner. Les bras en avant, et puis maintenant le fond, les bras en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Les bras en avant, et puis maintenant le fond, les bras en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Que l'on soit seul ou bien en équipe, pour le sport on crie tous hippipi. Et si on gagne alors on criera ensemble hippipi, hourra. Les bras en avant, et puis maintenant le volet en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Les bras en avant, et puis maintenant le volet en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. En salle ou dehors, on aime le sport et on rêve tous d'être médaille d'or. Mais l'important c'est de participer, tant mieux si on peut gagner. Les bras en avant, et puis maintenant le volet en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Les bras en avant, et puis maintenant le volet en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Attention maintenant, prépare-toi, plie ton dos et la salle et tes bras. À mon signal, on se redresse, c'est parti pour la hola. Les bras en avant, et puis maintenant le volet en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Les bras en avant, et puis maintenant le volet en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Les bras en avant, et puis maintenant le volet en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Les bras en avant, et puis maintenant le volet en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Les bras en avant, et puis maintenant le volet en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Support, and that's called Ipswich.
with all you've got is playing the best we can. Premiership or championship, it's down to the game, man or man. Cause we're Suffolk proud, we're Suffolk proud for Ipswich. We're singing it loud, we'll follow the blues, making some news. Sometimes we win and sometimes we lose. We're Suffolk proud, we're Suffolk proud for Ipswich. We're singing it loud, we're making some noise for the tractor boys. Seasons of sorrow and seasons of joys. We're Suffolk proud, we're Suffolk proud for Ipswich. We're singing it loud, we'll follow the blues, making some news. Sometimes we win and sometimes we lose. We're Suffolk proud, we're Suffolk proud for Ipswich. We're singing it loud, we're making some noise for the tractor boys. Seasons of sorrow and seasons of joys. We're Suffolk proud, we're Suffolk proud for Ipswich. We're singing it loud, we're follow the blues, making some news. Sometimes we win and sometimes we lose. We're Suffolk proud, we're Suffolk proud for Ipswich. We're singing it loud, we're making some noise for the tractor boys. Seasons of sorrow and seasons of joy. They say we're right out in the sticks, in the backwoods of the world. But nothing ever happens here, going nowhere. With our whistles and bells, we ain't got glitz or glamour, or $1 billion friends. But you'll find the ringing spirit here, we got teamwork, and we're together till the end. It's a hard life when all you've got is playing the best we can. Premiership or championship, it's down to the game, man or man. Cause we're Suffolk proud, we're Suffolk proud for Ipswich. We're singing it loud, we'll follow the blues, making some news. Sometimes we win and sometimes we lose. We're Suffolk proud, we're Suffolk proud for Ipswich. We're singing it loud, we're making some noise for the tractor boys. Seasons of sorrow and seasons of joys. If you go to Portland Road, some peculiar things you'll find. There's ladies dressed in mini skirts, but it's okay, we don't really mind. From the drummer monkey to the action on the pitch, there's only one team that we support, and that's called Ipswich. It's a hard life when all you've got is playing the best we can. Premiership or championship, it's down to the game, man or man. Cause we're Suffolk proud, we're Suffolk proud for Ipswich. We're singing it loud, we'll follow the blues, making some news. Sometimes we win and sometimes we lose. We're Suffolk proud, we're Suffolk proud for Ipswich. We're singing it loud, we're making some noise for the tractor boys. Seasons of sorrow and seasons of joys. We're Suffolk proud, we're Suffolk proud for Ipswich. We're singing it loud, we'll follow the blues, making some news. Sometimes we win and sometimes we lose. We're Suffolk proud, we're Suffolk proud for Ipswich. We're singing it loud, we're making some noise for the tractor boys. Seasons of
sorrow and seasons of joy. We're suffocant bread for Ipswich. We're singing it loud with all of the blues, making some news. Sometimes we win and sometimes we lose. We're suffocant bread, we're suffocant bread. Down by my side, deep in the night, I hold you tight. This is the time I feel alright. And then the moon is shining so bright. See its reflections in your eyes. Then you come to cross my dreams, so I share them. Then you come to cross my dreams, so I share them. When you come round to share a day with me, and in the sunshine we feel it, then that's the perfect time to be. And then the sun is shining so bright. See its reflections in your eyes. And then the sun is shining so bright.
nazionale La testa nel pallone, Memorial, sesto Memorial dottor Antonio Vetrugno. Io vi leggo brevemente due parole. Come avete visto, il campo delle squadre partecipanti si è progressivamente esteso. È stata una competizione. L'agonismo è il motore dello sport, ma noi abbiamo privilegiato, almeno nei nostri intenti, ci auguriamo sempre più condivisi, privilegiato la dimensione della partecipazione, giocare insieme piuttosto che giocare contro. Infatti la formula di quest'anno, che prevede l'assegnazione di 4 coppe, ha consentito a tutte le squadre di perseguire un obiettivo sino al termine del torneo. Ci auguriamo di aver raggiunto i nostri obiettivi. Lascerò ad altri l'assegnazione dei meriti sportivi. I nostri obiettivi lascio a voi il giudizio di averli raggiunti o almeno avvicinati, di sovvertire quello che spesso è stata la collocazione del disagio emotivo, dello svantaggio sociale, della malattia. Negare, nascondere, escludere sino all'invisibilità tutto ciò che è percepito come diverso o incomprensibile. Allora, per dar corpo all'invisibilità di inaugurare il torneo nel cuore, della città sportiva, sull'erba dello stadio di Via del Mare, uno stadio presto, ci auguriamo, di Serie A. Un secondo obiettivo era quello di trascorrere una vacanza insieme per il sesto anno. Insieme, ma non soli, tra la gente, noi, orgogliosi di mostrare i tesori della nostra terra e dei nostri ospiti. Almeno sino ad ora è stato così. Felici di ritornare ogni volta più numerosi. Le partite di calcio solitamente iniziano con una stretta di mano e spesso finiscono in maniera amichevole. Le nostre, e non sempre, sono tutte, non sempre, tutte rose e fiori. L'agonismo spesso è contagioso, ma almeno sino ad ora è andata così. C'è il desiderio di giocare ancora, di avere una rivincita, di confermarsi migliori. Non ci importa, per noi vuol dire voglia, desiderio di incontrarci ancora. C'è un solo modo per perdere definitivamente una partita, un torneo, quello di rinunciare a giocare. Qualcuno ha detto: ho incontrato i due grandi impostori, la sconfitta e la vittoria. Ma nessuno dei due ha fermato il mio percorso e noi ci auguriamo che questo atteggiamento, questo non arrendersi, coniuga lo sport ad un modo di affrontare la vita anche fuori dal campo. Scusate se cito uno sacerdote che è recentemente scomparso, c'è una cosa molto bella che ha detto. Parlo naturalmente di Don Gallo. Don Gallo ha detto della sua comunità: qua non si arrende nessuno. Io vorrei solo terminare con dei ringraziamenti. Scusate se anche noi siamo i padroni di casa e insieme all'ACSI, gli organizzatori, mi sento in dovere, oltre che al piacere, di ringraziare la nostra ASL, il nostro direttore generale, che quest'anno è stato molto presente sia alla conferenza stampa che allo stadio Via del Mare, e ci ha, anche lui si è molto commosso e ci ha ringraziato per tutto, per aver visto tutti voi, per quello che è stato realizzato, per la gioia che si vedeva sul volto di ognuno. E naturalmente non posso non citare il direttore del nostro dipartimento, che purtroppo non può essere presente, però vi assicuro che lo è stato per tutta la fase di preparazione del torneo e anche in questi giorni. Naturalmente parlo del dottor Serafino De Giorgi. Ringrazio inoltre la dottoressa Tiziana De Donatis, che è qui alla mia destra, poi verrà a fare le premiazioni. E che dire, lei
spesso noi quando ci sentiamo durante l'organizzazione del torneo ci diciamo che non si capisce il limite dell'ossessività fra me e lei, comunque è sempre presente. La dottoressa De Donatis, che è la responsabile del settore riabilitazione del DSM, la dottoressa Fontana, che purtroppo anche se è sempre stata vicina a noi nell'organizzazione non può in questo momento essere presente, e naturalmente il nostro grande partner e che dire di tutto e di più, l'ACSI naturalmente, che ringraziamo, che ha dato un supporto, oltretutto la ringraziamo per la competenza tecnica inappuntabile e professionale. E naturalmente ringraziamo Mimmo Margarito, che neanche lui è dovuto correre a Roma. Mimmo pare che abbia il dono dell'ubiquità, ieri stanotte era qui e adesso so che sta a Roma. E ringrazio i ragazzi dell'ACSI che sono stati sempre qui, sempre disponibili, il loro entusiasmo, la loro competenza di giovani volontari. Poi consentitemi di ringraziare il CONI, che la manifestazione ha avuto il supporto del CONI, del CSV, dell'Associazione delle Famiglie, dei centri diurni. Ringrazio Roberto Mancuso che ci sta riprendendo da un po' di tempo con professionalità. E poi scusate, consentitemi di ringraziare, ringrazio per dar voce a chi, non facendo parte di nessuna delle agenzie citate, presta il suo impegno, pagato solo dalla nostra riconoscenza, adattandosi anche in maniera estemporanea ai ruoli, alle esigenze e agli imprevisti che una manifestazione vede protagonisti 600 atleti, inevitabilmente implica. L'unico modo per pagarli è citare il loro nome. Arbitro, scenografo, trovarobbe, calciatore, il nostro fantasista, insomma Marco Vantaggiato, il nostro videomaker, dove trovarlo uno così? Il prossimo anno riraddoppieremo l'ingaggio, Davide Negri. E poi consentitemi di ringraziare delle persone che hanno prestato il loro impegno allo stadio in maniera volontaria. Naturalmente tutti voi avrete visto, o chi non l'ha visto adesso vi diremo dove, come fare per vederlo, i Sud Sound System, che sono stati, scusate, che hanno reso possibile tutto questo. Beppe a DJ Vivaz dei Salentini Generali, agli artisti, a Davide Welcome di Play, scusate il mio inglese, Play for You, il nostro cameraman Giuliana Scarciglia del livello 1/5 per la comunicazione, i volontari, amici che hanno reso la loro parte. E poi a Mattia Colazzo, che è un ragazzo volontario che spesso viene a giocare con noi e che con noi si è prestato a fare un po' tutte le cose che ci siamo inventate quest'anno, dal guerriglia marketing ad altro. E poi è sempre comunque, io ritengo di dare soprattutto meriti a queste persone che sono vicine ai ragazzi, che giocano con loro, soffrono con loro e si divertono con loro. Grazie a tutti. Io adesso passo la parola al mio grande collaboratore e organizzatore insieme a me, Francesco Mello, che si interesserà delle premiazioni. Grazie, grazie a tutti e buon rientro a tutti. Buonasera. Allora, non perdiamo tempo, passiamo subito alla premiazione. Cioè, tutte le squadre quarte classificate nel girone. Allora, settima classificata a pari merito, Latiano Foligno. La squadra del Magenta
e Montepulciano. Juan, Juan, dame la máquina. Linz, Austria e Reggio Emilia. Premio alla signora Colli. La signora Coi è la presidente dell'associazione Famiglie Salute Mentale di Lecce. Premia chi? Linz e Reggio Emilia. Davanti. Decidimi un po'. Vincitrice della Coppa Salento, una squadra salentina, il Brindisi, forza Brindisi! Premio alla dottoressa De Donatis, del CSM di Lecce, direttore. Barcellona, Spagna e Sol Levante Ladiano. Se riusciamo. Forza ragazzi. Campo Basso, Porto Gruaro. Ciro. Luca Spagnolo. Vai Ciro! Grazie, bravo Buoni, bravo Gentili.
terze classificate della Coppa Italia, la squadra del Jesi e Taranto. Taranto. Bravi! Antonio, vicino, vicini, vicini. Atto. Fermi. Non respirate. Bene alla dottoressa La Penna del gruppo di automutuo aiuto del CSM di Lecce. Seconda classificata Milano. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Meno male che c'è Francesca, meno male! Meno male! Meno male che c'è Francesca! Per questo siamo arrivati secondi! Grazie! Salerno ha già rivelato la coppa del partito, anche Muni! Passiamo a premiare le seconde classificate dei gironi, la Coppa Axi, settima classificata a pari merito Genova e Perugia. Prego. Consentitemi, questa è una premiazione che voglio fare io e voglio premiare Franco, il nostro classificate pari merito Coppa Axi, L'Aquila e Perugia B. Grazie a tutti. Veramente mesti siete. Premi al dottor Bocchini di Genova. Siete brutti. Ah, non è vero. Tiratevele qua. No, non vai via. Mi ha lasciato mano. Siamo al mare. Giacomo. Guardate. Guardate. Alessano. Bravi ragazzi, bravi. Daniele. Premi al dottor Bortini. Dominic. Forza Daniele. Forza ragazzi, la prendi la coppa. Antonio. Fina, per favore. Ah, non l'ha fatto! Guarda, ciao! Guarda la roba! Vincitrice della Coppa Axi, prima classificata Trieste! Forza Trieste! Yeah.
Prima di premiare i vincitori della testa del pallone che hanno disputato più posti, andiamo a premiare chi si è distinto un po' di più nel torneo. Passiamo al miglior portiere, signor Marino Cavallaro del Genova. Miglior portiere insieme a Marino Cavallaro, c'è il portiere dell'Lecce B, signor Pezzuto Antonio, si faccia avanti, miglior portiere Antonio, consentitemi, faccio il tifo per il mio portiere Antonio Pezzuto. Il favore di dare spazio. Paolo Stante Adelfia, insieme a Ciro Esposito del Porto Gruaro, si passano avanti. Ciro Esposito. Passiamo adesso a premiare un premio molto ambito nel torneo, praticamente quello che segna più gol, il capocannoniere Falchi del Molo, forza! Chiedo scusa, un attimo di attenzione, mi è arrivata adesso una notizia ANSA,
praticamente qui c'è stato un gol del secolo, non so, ha segnato praticamente un certo Scardino dell'ECB, gol del secolo del torneo, la testa del pallone. Ripeti, per cortesia, allargatevi un pochettino perché la gente seduta vuole vedere, va bene? Un attimo solamente, per cortesia, allontanarsi un po'. Allontanatevi ragazzi perché vogliono guardare. Sandro, Roberto. Vai. È successo così vero, è venuto verso di me, mi ha abbracciato. Per cortesia, prima di continuare le premiazioni vorremmo allontanare un po' di gente. Roberto, mo ci tiene molto. Più del primo premio. Franco, devo parlare adesso io. La Coppa Fair Play, praticamente la Coppa Disciplina cosiddetta. Praticamente la squadra che si è comportata meglio in campo, che ha dato tanto, insomma, a livello morale, tutto, insomma, per noi è tutto. Ed è vinta dalla squadra del Magenta. Grazie. Sono arrivate prime classificate nel girone. Allora, settimo classificato a pari merito Perpignan Francia e Lecce A. Prego, avanti. Previa la dottoressa De Donatis. Per cortesia, se vi allontanate un po', o se non altro lasciate questa un pochino, allontanatevi così, lasciate la visuale qui sulla destra. Grazie. Allora, premia la dottoressa Tiziana De Donatis, Perpignan, Francia. Viva la France! Lecce A, premia sempre la dottoressa De Donatis. Bravi ragazzi! Bravi! Vincenzo,
classificate di pari merito, Roma, Budapest, Ungheria, prego. Elena Monferrini. Ivan! Un attimo che il capitano della Roma... Ci stiamo ritirando il premio, lo devo esclusivamente per rispetto della famiglia Vetrugno e dell'organizzazione della manifestazione, perché in questa manifestazione ci sono stati varie cose non chiare, non belle, che non c'entra niente con la riabilitazione psichiatrica, per cui noi lavoriamo tutti gli anni con i pazienti per far giocare i pazienti, non gli operatori. La riabilitazione è per, vorrei sapere se è per gli utenti o per gli operatori. Oggi in campo di pazienti ne ho visti ben pochi. Ciao e grazie. Scusate, solo due parole. Io sono il figlio dell'operatore di Mario. Voglio dire una cosa, che tutti noi, tutti quelli che noi siamo vincitori morali, perché l'importante è divertirsi, passare una settimana insieme a tutti voi. Questa è la vera vittoria. Va bene, ognuno esprime la sua opinione, va bene, va bene. Comunque bravo a tutti. Un attimo la parola all'Ungheria. La gruppa di stazione, fondazione, giocato a calcio con voi. Grazie per l'invito e per l'ospitalità. E spero che possiamo avere una settima piena di emozioni. Una grande abbracciare e bacio per tutti e Antonella. Ci vediamo prossima anni. Arrivederci. Grazie. Grazie, grazie. Grazie. Allora passiamo a premiare le terze classificate, pari merito. Bravo. Lecce B, premia il dottore Petrelli. Il Crotone premia Osvaldo Greco. Rodone avanti. Premio Osvaldo Greco, mister della squadra del Lecce A. Dedichiamo questo terzo posto a Giovanni Gallelli, che non c'è più, è qui con noi. Giovanni, 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 Giovanni,
E ci sono scegli nel momento più bello del tutto, lo giuro, allora passiamo al primario del finalista. Secondo posto, secondo classificato dopo una partita entusiasmante, Bari Puglia. A nome del dottore De Giorgi, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, del nostro direttore generale, siamo felicissimi di ospitare questa manifestazione che ogni anno diventa più bella, più entusiasmante. Noi ormai ci riteniamo una grande famiglia e speriamo di rivederci tutti così come stiamo e ancora di più il prossimo anno. Grazie a tutti. A tutti quanti, un attimo solamente. Intanto vi saluto a tutti, è stato un momento bellissimo. Bravo. Ringrazio dal profondo del cuore il dottore Petrugno Antonio per chi ha ideato questo evento. Carmiano, Lecce. In nome di tutta la squadra, Sansone Giuseppe, Scardino Roberto, Giorgio, Daniele, Rinaldo, Antonio, Salvatore, Hassan, Aldo e Marco, il figlio della dottoressa Alemanno. Un ringraziamento particolare va al direttore De Giorgi Serafino, al CSM di Carmiano, dottoressa Martella, quella che mi segue, dottoressa Alemanno e ai nostri cari amici Franco Mello e Marcello che tutto l'anno hanno la pazienza e guidano la squadra dedicando buona parte del loro tempo per farci divertire e star bene. Grazie. Bravo! Grazie. Marco, una foto. Scusate un attimo, c'è Silvana, la stella del villaggio, vuole velocemente dire una parola. Bene, vi ringrazio a tutti i giocatori, siete veramente bravi, un applauso a tutti i giocatori. Allora, adesso che sono finiti tutti i ringraziamenti e le dediche, andiamo a premiare veramente la squadra più importante, più brava di tutto il torneo. Vincitrice del torneo La Testa del Pallone, Memorial Dottor Antonio Petrugno 2013, la squadra del Nuoro! Yeah.
Franco, il capitano della squadra che ha vinto il torneo, la Coppa Dottor Antonio Vetrugno, vuole dire qualcosa, prego. Allora, in qualità di capitano di Nuoro, perché è così che si dice, volevo intanto ringraziare tutti gli organizzatori perché ci siamo tutti trovati benissimo, non ci avete fatto mancare niente. Non voglio rispondere a nessuna polemica perché sarebbe tempo perso e fiato sprecato. So solo che io personalmente, ma tutti i miei compagni, oggi abbiamo vinto fuori dal campo, poi nel campo abbiamo vinto lo stesso, ma viene in secondo piano. Quindi in risposta a tutti, qua siamo per far del bene e crediamo di averlo fatto bene, ok? No. Che mi viene in mente. Volevo, in qualità di responsabile del torneo insieme al mio collega Francesco Mello, noi vi ringraziamo tutti di cuore per la pazienza, per l'impegno, perché sappiamo che molti hanno avuto difficoltà a venire qui, però ci sono, infatti come dicevo prima, la sconfitta è quello di non giocare più, quello di appendere le scarpe al chiodo. Ci siete e questa è una risposta. Noi vi ringraziamo e ci auguriamo l'anno prossimo di avervi tutti qui. Grazie. Vorrei fare un saluto particolare a chi ha lavorato nell'ombra, praticamente.